Ciao a tutti! Oggi prepareremo il couscous con piselli e salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono couscous, piselli surgelati, salmone affumicato, zafferano, acqua, burro, olio evo, basilico, cipolla, dado vegetale Bimby, sale, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro e 10 g di olio evo. Ed azionare il Bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i piselli. L'acqua. Il dado. E il pepe. E cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua. L'olio, il sale e lo zafferano ed azionare il Bimby per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Azionare il Bimby senza tempo, antiorario a velocità 1 e dal foro del coperchio aggiungere il couscous. Lasciare amalgamare per 10 secondi. Fermare il Bimby e lasciare all'interno del boccale per 5 minuti, senza misurino. Trascorsi 5 minuti, versare il couscous in una ciotola capiente. Con una forchetta sgranarlo. Aggiungere i piselli ed amalgamare. Aggiungere il salmone. Il prezzemolo e il basilico tritati. E la scorza di limone grattugiata ed amalgamare bene. È possibile mangiarlo subito o freddo. Couscous con piselli e salmone. Grazie
e alla prossima ricetta!